Tegnirici. Silenzio. Aldino. Silenzio. Silenzio, un attimo. Aldino non era Mesler. Non era Bonatti. Questa montagna non è l'Everest, non è il Cervino. È semplicemente una piccola montagna. Così pure Aldino era un semplice uomo, ma era spontaneo e libero. Come questa cima. Bravo. Quello di uno porti uno, sempre, ecco, ma soprattutto per mantenere lo spirito del gruppo, lo spirito fondante del gruppo, dei fondatori, di cui a oggi che è Varalta, che lei è l'esempio, Bravo. Bravo! Allora, buon benvenuto a tutti qua. Cima del coro, che è il tetto della provincia di Verona, a 2165 metri dal lago del Garda, però prendiamo riferimento al lago del Garda, come sì, tese, no, ecco. De casa nostra. E potremmo dirsi che siamo tutti degli elevati in questo caso, non solo per, non solo per, cosa, per la situazione, diciamo, geografica, ma per lo spirito che ne ha portato qua. E qua scatta l'applauso però, ragazzi! Allora, dal 1980, che è 44 anni che questa edizione, con nebbia, vento, pioggia, neve, grandine, ma qua l'ha sempre fatta, anche con in la pochi e in tanti, ecco. E secondo, sabato di luglio, quest'anno sta spostato per vari motivi, ecco. E si è sempre ripetuta questa cerimonia, e così sia nei secoli, amen. Amen.
Sì, chiamiamo stambecchi, ecco. Stambecchi, animali. 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 Animali nobili, fieri. Qui che guarda in alto, che guarda in faccia, ecco. È il nostro patrimonio genetico e storico che dobbiamo conservare e tramandare. Che proprio bisogno di robe su te, di robe guada e non di robe sente. No, come faccio a fare? Ecco, come nello spirito dei fondatori. E queste bisogna saper trasmetterle qua, che è il problema di come va a trasmettere. Adesso qua che è una cavalla alta è diventato il più vecchio e lei è anche il più vecchio di età che è salito sul carrega con la bicicletta. Arena le vecchie. E qua scatta un altro applauso però! E dopo abbiamo anche dei giovani, il più giovane è Rondesani, abbiamo un altro qua da 12 che ne venivano l'anno scorso. Che e anche qua bisogna... bravo! Che qua la ripetuo per la seconda volta di fila. Allora mi offro che fa una promessa. Non c'è scarpe. Due senza tre. Che si sa in lista per fare re. Dito. Questa qua l'ha scritto Sandro, no? Perché sono sempre stati compagni di avventure e quindi questo ricordo di Aldino che appunto nell'80 ha iniziato questa manifestazione. Allora, ciao Aldino, dove sei andato? Dove sei? Sei in Val dei Ronchi o sei in Val Frasella? Sei al Mandriello? Al Patico o allo Scalorbi? Sei forse al Sinet? Io credo che tu sia in cima al Carega, seduto vicino alla croce. E se non sei lì, sicuramente sei più in su, più in alto, sei in paradiso. Noi domani, oggi, saliremo la cima Carega e, vicino alla croce, ti ricorderemo. Prima in silenzio, poi con lungo applauso. Ciao Sandro. Due, uno, silenzio. Bene, due frasette proprio, penso di aver condensato la tua figura, se il caso mai il prossimo anno te ne sonto più lunga e la completo. Grazie. Ecco, allora, grazie. Lo chiama l'incontro.
ti ho incontrato. La spussa del tuo sudor da subito ho snasato. Pian pianin, lui è il taca a saer da ti e ti da lui. Ti con nu, nu con ti. Grazie. Profonda. Sei amore. Comunque ti con nu, nu con ti, lo spirito della Serenissima, stoica se volia, abbatte su Google, Te lo porti lo spirito della Serenissima. Del biciclettaro, delle regole ancora storiche da sempre. Dopo arriva i nuovi, su un tema qualcosa, le diciamo tutte o scutiamo? Perché l'anno scorso ti metto con tira lunga. No, la prima regola ci ricorda che il biciclettaro ogni tanto lascia i suoi amici, perché è che la fissa qua, perché pensa che tira di più la gnocca che vai. Sento par di voi.
seconda regola invece ci dice, o la prima ci ricorda, la seconda ci dice che quando il formento e il mete la spiga bevi pure un goto ma lascia starla. Ci ricorda il mal del cunel che quando cresce la panza la quarta regola ci ricorda quando attacchi la bici al ciodo e te dai all'orto sei un uomo morto. La bici è come una bella donna, la te fa tremulare ma anche la te fa sognare. A una certa età una donna, a una certa età come me, una donna se può lasciarla passare e il cui guardare. Alle donne, lascia casa e il marito se vuoi far dire e anche a spartire. Ecco. 5-3-8! Più lungo non era, mi ricordo più. Ricordiamo se la sa stare il goto. Il nome del popolo delle cime, popolo indi della nobile casato caprino, di caprini. Vedi camosci, capre, stambichi e tutte le altre razze dei becchi, becchi ancora, e ai nuovi anche benvenuti qua tutti nel casato, chi è uno nuovo? Uno nuovo qua. Capra! Grazie. Capra! Capra! E caprone! E caprone! Un sole e tutto quello che devo fare. E sta proclamà di coronà re Maraita. A te, Sandro, porta fiera la corona di questo nobile casato che sulle cime te vorremmo sempre ritrovare, ancora, mi raccomando. È duro! A te, Sandro, ci vuole un re e fra tutti noi tutto il consiglio stavolta ha scelto te. E ora, Sandro, re ti incoroniamo perché fra tutti i becchi te resti re sempre e il sovrano. Viva Sandro! Allora, estendiamo la nostra benedizione ai urbi e torbi, ai furbi e ai orbi, ai sciopi e ai gobi e anche a tutti quei qui che sono là e mi è venuto fin qua. In nome del pane, del vino, del salame, del vino e salame, tanta gnocca, amen! 5-3-8! 8-2-10! Ma spendela bene! Più du! Più du! Foto, va bene, e la sua tarda è foto! Ora, dai! Urbi e torni! Urbi e torni!